Io penso che quelle accuse lì siano ridicole, perché per chi come me ha fatto il militare in un battaglione NATO, sono stato addestrato all'uso delle armi. E in particolar modo quelli facenti parte ai battaglioni NATO sono stati tutti addestrati dallo Stato italiano all'uso delle armi e degli esplosivi e addestrati al combattimento. E allora cosa fanno? Ci danno a tutti quanti, anche a noi, la sorveglianza speciale solo perché abbiamo appreso da parte del governo italiano l'uso delle armi, il combattimento e l'uso degli esplosivi? Credo che la storia nostra ci insegni che per combattere il fascismo delle persone hanno impugnato le armi e hanno combattuto per riottenere giustizia e libertà nel proprio paese. E quello che penso è che queste persone hanno deciso di combattere questa forma di fascismo e oggi verrebbero giudicate secondo il codice Rocco, quindi secondo delle leggi del codice fascista, del ventennio fascista che c'è stato in Italia, la sorveglianza speciale. Quindi onore come sempre alle persone che accettano e scelgono di essere, come si diceva una volta, internazionalisti, cioè di essere disponibili a lottare anche in altre parti del mondo. Uno credo che abbia tutto il diritto di scegliere dove e in che modo impegnarsi in esperienze politiche che possono essere affini, quindi faccio fatica a capire la motivazione per la quale chi sceglie di andarsi a impegnare in Rojava, così come in passato persone di generazioni diverse sono andate a combattere per la guerra contro il franchismo in Spagna o in altri luoghi, possa essere qua, essere considerata una persona da sorvegliare in maniera particolare perché qui ha un'esperienza politica. Andando in questi territori loro hanno visto, stanno raccontando che cosa sta accadendo e quindi rompono quella che è la censura dell'informazione e perciò si cerca di tappare la bocca. Io dico solo poveri ragazzi nostri. Io penso che il pericolo vero sia la magistratura quando si comporta in questo modo, perché diffonde una cultura di morte. Sono per la morte e la paura permanente, sono contro la vita. Questi ragazzi invece sono la vita e i popoli che combattono sono la vita del nostro futuro. Ed è altrettanto assurdo che si faccia riferimento alla lotta NOTAV, che è un altro modo di resistere per la difesa del proprio territorio. Sono persone che hanno dei valori come i valori del NOTAV, quindi antifascista, antirazzista, antisessista. Il movimento della NOTAV che da 25 anni ha dimostrato di essere ben altro che quello che ci vogliono far apparire, niente terrorismo, niente violenza, né nulla. Se poi questo in qualche modo ha una vicinanza politica con l'esperienza del movimento NOTAV, questo non ha e non può avere nessuna rilevanza penale, nel senso che uno credo che abbia tutto il diritto di scegliere dove e in che modo impegnarsi in esperienze politiche che possono essere affini. Penso che sia ingiustissimo che persone che hanno dato un contributo altissimo debbano subire questa pena. Quindi solidarietà incondizionata dalle Alpi alle montagne curde. Niente, trovo ingiusto che colpevolizzino delle persone che hanno preso una decisione giusta. Non era certo un progetto personale per la gratificazione di se stessi, ma era un mettere in gioco la propria vita, perché di quello si tratta, per difendere il bene comune che è quello della libertà e della democrazia di tutti. Questo è semplicemente perché sono NOTAV, perché sono persone serie, perché sono persone che sanno stare dalla parte giusta. Stare in silenzio significherebbe essere complici di un ordine mondiale costituito che vuole tarparci le ali. Scendiamo in piazza a difesa del popolo curdo, a fianco e come popolo NOTAV, e al fianco di chi sceglie coraggiosamente di lottare anche con le armi in altre parti del mondo. Quella rabbia che avevamo allora dovrebbe di nuovo tornare in piazza o comunque farla sentire forte a sostegno di Paolo, Eddie e Jacopo. Non c'è altro da fare.